Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi nuovo video, scusate, premetto, scusate la voce, ma sono super raffreddata. Oggi finalmente sto un po' meglio perché la gola mi è passata, ma tutto si è trasferito nel naso, è tutto concentrato qui. E mi sta passando, ma sono ancora in fase di guarigione. Però ci tenevo a fare appunto un video oggi perché avevo un po' di tempo a disposizione. E ho deciso di fare un video in cui vi mostro, o meglio, metto diciamo, alla prova con voi un po' di novità che ho acquistato, che vi ho anche fatto vedere. Molte novità sono novità di Essence, tra cui il correttore, l'eyeliner, la matita, il mascara, l'illuminante, insomma, sono per lo più, sì, sono tutti prodotti di Essence di cui vi ho appunto fatto un video haul e molte di voi mi hanno appunto chiesto cosa ne pensassi. Appunto, ho deciso di fare un video con voi per metterli all'opera. Ho fatto già la base perché insomma ho usato già prodotti che già conoscete, tipo il fondotinta di Labo, le sopracciglia le ho fatte con la matita di Puro Bio, quindi che già conoscete. Ho fatto solo quello. Partiamo la mia voce ovviamente, chissà se reggerà. Partiamo appunto applicando il correttore. Il correttore in questione è il correttore famosissimo Camouflage. Allora, di questo correttore, si sto già, io questi prodotti li sto utilizzando da circa una settimana più o meno. Allora, ne ho sentito parlare non benissimo da parecchie persone, o meglio, dicevano fosse un correttore super coprente, super. Ecco, io lo utilizzo, come sapete, come correttore illuminante per andare appunto ad illuminare il contorno occhi, perché ci ho già applicato un correttore aranciato e al di sopra ci applico questo qui. Allora, devo dire, se devo fare un paragone tra questo correttore e l'altro correttore di Essence che avevo, preferisco l'altro. Questo qui, innanzitutto, la consistenza la trovo appiccicosa. Lo trovo, diciamo che nella stesura non è proprio semplice, o meglio, si asciuga così in fretta che si attacca e tutta questa coprenza non la vedo. Ecco, sì, va ad illuminare il contorno occhi, che è quello che a me interessa, però questa grande coprenza no, perché se io non avessi applicato un correttore aranciato al di sotto non mi avrebbe coperto nulla, ma semplicemente ha enfatizzato e mi avrebbe reso grigia il contorno occhi, quindi sinceramente non trovo chissà quale coprenza. Ecco, è un correttore illuminante nella media, nulla, non lo so, poi ditemi voi come appare un po' anche sul viso. Qui il prodotto appunto promette un'alta coprenza, ma secondo me questa alta coprenza non c'è, ho qualcosa nell'occhio. Vabbè, comunque, faccio un leggero contouring molto molto veloce, già lo sapete, con questa palette di cui vi ho parlato altre volte, vi ho anche messo all'opera in diversi video, che mi piace molto. Devo dire, volevo spendere due parole per quanto riguarda, insomma, il canale in generale, perché ultimamente c'è una polemica, per quanto riguarda appunto la monetizzazione, tutto ciò che riguarda appunto quella questione lì, dei canali. Io penso di non rientrare nella fascia, insomma, esclusa dalla monetizzazione, perché per quello che ho capito, la monetizzazione viene esclusa per quelli che hanno meno di 10.000 visualizzazioni totali, non a video. Per fortuna io non sono rientrata, anche se per chi non lo sa, ecco, magari si può pensare che chissà quanto guadagniamo da YouTube, davvero, almeno io parlo per me, per un canale piccolo, io non ho tanti iscritti, ne ho pochi, e per il mio canale parliamo davvero di spiccioli al mese, non parliamo di grandi cifre, non, assolutamente non mi porto uno stipendio a casa, assolutamente no. Applico nel frattempo questo l'eyeliner di Essence, il famosissimo cushion eyeliner, che è questo qui, che ha appunto questo cuscinetto imbevuto di prodotto. Spero riusciate a vederlo. E appunto intingo leggermente il pennello e vado a stenderlo. Come vedete, si stende con una facilità estrema, ma è di una facilità pazzesca. È super 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 nero.
è super pigmentato, appunto trovo che sia facilissimo da applicare, davvero facile, tra i più facili che ho, ecco. Vado anche ad applicarlo sull'altro occhio, chiaramente mai mi verranno uguali entrambi gli occhi. Quindi dicevo, per quanto riguarda il mio canale, io non pretendo che, ecco, tutte siate super attive, insomma, vi ho già chiesto di essere un po' più attive sul canale perché vorrei, appunto, perché il riscontro è la cosa più importante. Io, certo, mi fa piacere quando mi commentate, quando mi dite la vostra, quando mi chiedete magari quali video volete vedere. Ecco, io sono contenta quando interagite con me perché alla fine è come se io ricevessi delle risposte da parte vostra su quello di cui appunto vi parlo. E quindi non ricevere risposte o comunque non ricevere un riscontro è un po' mortificante. Io vedo canali magari un po' più grandi dei miei che hanno un sacco di seguito, che hanno tante ragazze che appunto commentano, c'è tanta interazione tra la YouTuber e gli stessi follower, quindi mi dispiace se insomma io mi impegno, anche se io ammetto che potrei impegnarmi di più, che potrei fare più video, però quando vedo da parte vostra poco interesse, poca interazione, non dico che mi passa la voglia, però mi dispiace e ho una spinta in meno, anche se comunque a me piace perché lo faccio per me, però è chiaro che farlo significa anche ricevere da in cambio anche qualcosa da parte vostra, ovviamente, non nulla di più. Quello fa piacere, è inevitabile. Un attimo che mi devo soffiare il naso. Detto ciò, dicevo, applicato l'eyeliner, come vedete, l'eyeliner è di una facilità estrema nello stenderlo, più facile dell'altro eyeliner che possiedo, più fa del tipo dell'eyeliner di NYX che possiedo, è stra facile perché pur non essendo, avendo questa consistenza strana, avendo il cuscinetto all'interno, si impregna così bene il pennello di prodotto che poi si stende davvero in maniera facile e si asciuga immediatamente. Come vedete è nerissimo, a me dura tutto il giorno ed è molto molto. La cosa che mi piace di più è appunto la facilità della stesura, è davvero facilissimo. Andiamo adesso, restiamo sempre agli occhi, ad applicare il mascara, questo qui, il False Lashes, che è un Dramatic Volume Unlimited. Questo qui appunto dovrebbe dare un effetto volume. Vabbè, io l'ho già provato, lo sapete. Devo dire la verità, tra i tanti mascara di Essence che ho provato, ne ho provati di migliori. È un mascara normale, io lo utilizzo per tutti i giorni. Poi adesso ho ricevuto un mascara di Chanel da una mia amica che è bellissimo. Avevo il campioncino e lei furbetta mi ha regalato la versione, diciamo, full size. E quindi lo utilizzerò con tanta tanta parsimonia, non voglio assolutamente sprecarlo. Quindi per tutti i giorni utilizzo questo qui, o comunque un mascara low cost. E quello lì lo tengo per le occasioni un po' più speciali, perché è davvero fantastico. Questo qui, ecco, sì, si vede che avete un mascara, ecco, c'è di peggio, rende, almeno io parlo per me, le volumizza in maniera discreta e le incurva anche abbastanza bene. Non le volumizza chissà quanto. La cosa positiva a che vedo, di solito mascara volumizzanti tendono ad attaccare le ciglia, a rendere le ciglia un po' grumose. Questo fortunatamente non lo fa. Quindi questa è una cosa che mi piace, che mi piace di questo mascara. Però dico, non mi dispiace, ecco. Se volete un effetto stra wow, stra finto, non lo cercate, non prendete questo mascara perché quell'effetto non ve lo dà sicuramente. Però per tutti i giorni, ripeto, va più che bene, almeno io parlo per me. Più che bene e si strucca anche abbastanza facilmente, quindi non è male, ecco. Io al massimo cercherò di farvi adesso cerco di farvelo vedere da vicino l'effetto. Poi ho delle ciglia strane, c'è cioè un occhio un po' più con delle ciglia un po' più facili da diciamo da lavorare.
E l'altro occhio invece è sfigatissimo, tipo questo qui, che mi rende più difficile il lavoro. Però insomma, tutto sommato, non male, ecco. Non niente male. Vabbè, come sapete, alla fine i mascara di Essence sono sempre abbastanza, danno sempre soddisfazione, ecco. Pochi, almeno per quanto mi riguarda, sono stati i mascara che mi hanno delusa. Alcuni ce ne sono stati, che tra l'altro per altri sono stati fantastici, sono per me no, però ne ho provati di mascara, decisamente no di Essence. Sono pochi, però in genere non delude. Voglio provare anche i nuovi mascara usciti per questa primavera, quelli nella boccettina viola, una lilla e l'altra invece nella versione rosa. Non so quale differenza ci sia tra le due. Comunque, la solita, uno dovrebbe essere volumizzante e l'altro allungante, più o meno, insomma. Siamo sempre lì. Ecco qua, mi va più che bene come mascara da tutti i giorni, anzi benissimo, lo utilizzerò sempre, quindi mi piace. Passiamo adesso all'applicazione di un prodotto che non è non di Essence questa volta, però di un prodotto che ho da diverso tempo, da diversi mesi, ma con voi almeno credo non ho mai utilizzato. E sto parlando della tinta di Benefit, la tinta, diciamo, il blush fatto però in questa maniera, il blush liquido. Allora, questo blush è particolare perché io non lo amo particolarmente questo, a differenza dell'illuminante che invece adoro, che è questo qui, che è fantastico, è bellissimo. Il blush è difficile perché non si sfuma benissimo, bisogna fare molto molto in fretta per stenderlo. Io che faccio? Lo applico anche con un pennello a due fibra, così ho la facilità, per me è più semplice stenderlo. Prelevo un po' di prodotto e faccio due macchiettine qui e velocemente con un pennello lo stendo. Però diciamo devo essere abbastanza veloce, altrimenti è difficile da stendere. L'effetto però finale mi piace molto, è semplicemente un po' più scomodo rispetto agli altri blush. Come vedete, la differenza tra quello che appare nel tubettino, che sembra quasi fluo, in realtà è un rosa abbastanza, sì, si nota, però abbastanza discreto. Però insomma, l'effetto finale a me piace perché è un bel rosa, quel rosa, appunto, effetto sano, che a me piace molto, piace particolarmente. Però insomma mi piace, ecco, l'effetto finale almeno mi piace. Con le dita ho provato a stenderlo e non mi ci trovo bene. Trovo che l'applicazione migliore sia un pennello, soprattutto un pennello a due fibra. E quindi insomma questo è quanto. Passiamo adesso invece all'applicazione di un altro prodotto sempre nuovo, sempre di Essence. Sto parlando del famoso illuminante, il Prismatic Rainbow. Questo qui dovrebbe essere l'unico Be a Unicorn. Voi conoscete il mio amore per gli unicorni. Eccolo, se si intravede. Lo sapete benissimo che io li adoro. E appunto tutta questa trama d'arcobaleno. Come vedete, che ovviamente andandolo a miscelare, in realtà dà un effetto non arcobaleno ma illuminante, cioè miscelando si crea tipo un dorato, uno champagne, cioè così più o meno. Però prendolo con un pennello fatto a ventaglio, vado a miscelare il prodotto e lo applico. Vi ho già detto che ho l'impressione che sia poco pigmentato. Si vede, ecco, non so se della telecamera riuscite a vedere, però ecco, sì, si vede, ma rispetto all'illuminante, che ne so, di Benefit, questo qui si vede molto 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 meno. È davvero, si vede, sì, quell'effetto leggero, che a me non dispiace, perché a me piace più l'illuminante, un po' più discreto, che i fari sparati in faccia. Avrei preferito leggermente che si vedesse un po' di più, ma comunque, ecco, un po' si vede. Ditemi voi se riuscite a vederlo o se non vedete una cippa. Per finire, invece, passo alla matita, la matita di Essence. Io ne ho acquistate tre, vi ho fatto vedere anche gli swatch nel video haul, se non l'avete visto,
andatelo a vedere. E ho acquistato tre colori, tra cui questo qui che è il numero 02. Voglio acquistarli assolutamente tutti. Ho ancora un po' di burro cacao che vado ad eliminare, è una tagliettina, altrimenti non si sente bene. E voglio acquistarli assolutamente tutti. Tra le tre matite che ho acquistato, mi piacciono tutte tantissimo. Questa qui mi piace particolarmente, che è un nude bellissimo, la numero 02 Brick Dust, che è il nude che piace a me, che è la giusta dose di rosato e marroncino messi insieme, che mi fa impazzire. Chiaramente, se volete, io ne acquisterò altre, le acquisterò tutte, vi farò un video apposito dove appunto le applico. Ditemi se non è bellissima. È stupenda, è proprio il nude che piace a me perché si vede che avete un rossetto, ma è discreto, è elegante, è bellissimo. È il nude perfetto per me. Ripeto, la 02 poi avete visto com'è semplice da stendere, è facilissima. È un rossetto, non lo sentite neanche più sulle labbra. Non è molto confortevole perché si attacca bene, non lo sentite più, ma non secca molto. Semplicemente non sentite, sentite praticamente di non aver nulla sulle labbra. E il colore è meraviglioso. Ripeto, se volete il video con tutti gli swatch e l'applicazione delle matite, io ne acquisterò tutte e ve lo farò, anzi spero di farlo, spero soprattutto di trovarle perché quando sono andata io l'ultima volta mancavano e quindi ho preso le uniche tre che mi erano rimaste sullo stand. Questo è tutto ragazze, spero di avervi dato degli spunti, spero che insomma sia servito a voi questo video per eventuali acquisti, per farvi vedere un po' le colorazioni, soprattutto del rossetto, che ne so, l'illuminante, quanto è illuminante, se vi piace un illuminante un po' più discreto, molto più sparaflessato, l'applicazione dell'eyeliner, appunto spero che vi sia servito per i vostri acquisti. Io che dire, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!